annulla la sentenza impugnata nei confronti di Berlusconi Silvio. Ha fatto il giro del mondo in televisione come sulla stampa e sui siti delle testate internazionali la notizia del verdetto della Corte di Cassazione nell'ambito del processo Mediaset. La condanna di Silvio Berlusconi agita l'Italia, titola Le Figaro che riporta la notizia in home page. La condanna di Berlusconi confermata dalla Corte italiana, scrive invece il Guardian. La notizia è ripresa anche da alcuni media russi, dall'agenzia di stampa RIA Novosti alla emittente televisiva RT, il cui titolo è Berlusconi condannato a 4 anni di prigione. Alla sentenza di ieri Al Jazeera dedica anche un video, mentre oltreoceano la notizia è stata ripresa dal Los Angeles Times, così come dal Washington Post. Se il quotidiano inglese Financial Times scrive in prima pagina ricorso respinto, l'International Herald Tribune titola «La Corte conferma la condanna per frode fiscale». In Spagna la sentenza è citata in apertura dal País ed è ripresa anche dal sito del Mundo, ma anche il videomessaggio dell'ex premier è in apertura dei siti internazionali, da quello della BBC a quello dello Spiegel, ed è stato in parte trasmesso anche dalla CNN. Ringrazio di cuore tutti gli italiani che mi hanno sostenuto e che mi hanno addirittura sommerso con migliaia di messaggi di apprezzamento e di auguri.